Buonasera a tutti presenti. Buonasera a tutti presenti e a tutti coloro che ci ascoltano da casa via streaming e sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Rotondo e attraverso Radio Monte Calvo. Prima di iniziare questa seduta di Question Time, passo la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Buonasera a tutti. Crisetti. Presente. Scarano. Fania. Colella. Ciavarella. Mischitelli. Ricciardi Salvatore. Maruzzi. Cappucci. Gemma. Cusenza. Canistro. Mangiacotti. Cappucci Mauro. Centra Michele, Miglionico Giuseppe, Palladino Nunziata. Prego, Presidente. Grazie, segretario. Procediamo con questa seduta di Question Time con all'ordine del giorno l'interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle. Passo la parola alla consigliera Nunzia Palladino. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, do lettura della mia interpellanza. Premesso che con delibera di Giunta Comunale numero 113 del 5 ottobre 2020 si approva il progetto esecutivo dell'importo di 760.000 euro terzo stralcio, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento delle barriere architettoniche di varie strade e marciapiedi comunali. Premesso che il finanziamento dell'opera è frutto di fondi di bilancio per 110.000 euro e la concessione del mutuo per 650.000 euro da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Premesso che con determina dirigenziale numero 323 dell'8 aprile 2021 si conferisce l'incarico di direzione dei lavori all'ingegnere Francesco Cipriano. Considerato che in data 17 giugno 2022 l'ingegnere Cipriano comunica, fra gli altri, al sindaco quanto segue. Inoltre si fa presente che il giorno della sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori, 5 maggio 2022, alla presenza del legale rappresentante dell'impresa Persia, ingegner Nicola Persia, del dirigente del comune di San Giovanni Rotondo, ingegner Saverio Longopio, del sottoscritto, ingegnere Francesco Cipriano e dell'assessore avvocato Pasquale Chindamo, si effettuava un sopralluogo sulle strade oggetto di perizia. In quella data, con grande stupore dei presenti, l'assessore Chindamo bloccava l'inizio dei lavori ed invitava il sottoscritto a redigere una nuova variante, non essendo soddisfatto di quanto concordato e approvato. Il sottoscritto prendeva impegni per redigere i computi, altri due, al fine di attenersi a quanto indicato dall'assessore e trasmetteva nuovamente al dirigente il quadro delle somme necessarie. Ad oggi, nonostante il nuovo lavoro effettuato, non è possibile procedere ad esaudire le richieste dell'assessore, in quanto le somme a disposizione non consentono di realizzare i lavori desiderati. Considerato che nella comunicazione sopra richiamata si legge: il sottoscritto chiede con quale criterio l'assessore Chindamo abbia addossato le colpe sul RUP e sul direttore dei lavori e con quale correttezza renda notizie infondate. Considerato che l'ingegnere Francesco Cipriano afferma, sempre nella stessa comunicazione, quanto segue: l'assessore Chindamo avrebbe dovuto, se le sue competenze lo consentivano, richiedere in maniera chiara, definitiva e scritta le sue richieste e non nascondersi dietro a continue, aleatorie richieste verbali. Considerato che l'ingegnere Francesco Cipriano conclude, sempre nella stessa comunicazione sopracitata, nel seguente modo: inoltre, visto lo spirito, virgolettato, collaborativo dell'assessore Chindamo, chiederò che mi venga riconosciuto tutto il lavoro richiesto e svolto, anche quello che indebitamente gli uffici hanno fatto proprio: progettazione viale Kennedy, collaudo scuola Forgione,
progettazione via Pacinotti, progettazione strada depuratore, progettazione via Paolo VI, progettazione parcheggi via Crisetti. Considerato che in data 5 luglio 2022, protocollo 00026910, l'assessore Chindamo comunica, tra gli altri, al sindaco quanto segue. Con riferimento ai lavori di cui all'oggetto, vista la sospensione degli stessi, ordinata dal direttore dei lavori, in data 16/9/2021, preso atto che nonostante la mia lettera di sollecito di 3 mesi or sono, ad oggi i lavori non sono ancora ripresi, atteso che l'impresa Nicolangelo Persia, con nota protocollo numero 26695 del 4 luglio 2022, ha comunicato che il verbale di ripresa dei lavori del 5/5/22 deve intendersi nullo, con la presente si invita il segretario generale a trasmettere gli atti relativi alla fase successiva all'aggiudicazione dei lavori e a quella di mancato espletamento dei lavori alla Corte dei Conti per le opportune verifiche e conclusioni. Quindi io chiedo, in riferimento al punto A, di sapere se il sindaco, messo al corrente del comportamento tenuto dall'assessore Chindamo il giorno della sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori, è intervenuto per chiarire le eventuali incomprensioni e dare una direttiva precisa. Chiedo, sempre in riferimento al punto A, di conoscere le richieste dell'assessore che non si riescono a soddisfare, in quanto le somme a disposizione non consentono di realizzare i lavori da lui desiderati. Chiedo, in riferimento al punto B, di sapere con quali motivazioni l'assessore Chindamo ritiene responsabile dei ritardi sia il responsabile unico del procedimento e sia il direttore dei lavori. Chiedo, in riferimento al punto C, di sapere se l'assessore Chindamo ha fatto richieste solo verbali per la mancanza di competenze tecniche o è stata una scelta di cui vorrei che venissero esplicitate le motivazioni. In riferimento al punto D, chiedo di sapere se il sindaco è a conoscenza del comportamento degli uffici che indebitamente fanno proprio il lavoro espletato da un professionista esterno e se allo stesso verrà riconosciuto l'onorario per quanto effettivamente prodotto. In riferimento al punto E, chiedo di sapere dal sindaco se altri lavori che hanno subito ritardi importanti sono stati segnalati alla Corte dei Conti dall'assessore Chindamo, come nel caso oggetto della presente interpellanza. Chiedo di sapere se è giunto il momento di porre fine a situazioni che creano disagi e sperpero di denaro pubblico e a comportamenti che nulla hanno a che fare con l'affidabilità e la competenza che dovrebbero caratterizzare chi si assume responsabilità amministrative pubbliche. Grazie Presidente. Grazie consigliera Palladino. Passo la parola al sindaco per la risposta. Prego sindaco. Grazie Presidente. Risposta a interrogazione consigliare del gruppo di minoranza Movimento 5 Stelle acclarata al protocollo generale numero 00-47122 del 4 novembre 2022. In riferimento all'interrogazione oggettivata si evidenzia che per i punti sub 1, 2, 3 e 4 allo Stato non è possibile la trattazione in quanto oggetto di attività giudiziaria. Per i punti 5 e 6 non sono a conoscenza di quanto da lei segnalato. Grazie Sindaco. Passo la parola alla consigliera Palladino per la replica. Prego. Allora Presidente, devo dire che io non sono soddisfatta in quanto non ho avuto risposta per nessuno dei punti di cui avevo fatto richiesta e domanda. Intanto mi suona molto strano che un sindaco non sia a conoscenza di quello che accade negli uffici che amministra. Quindi trovo una risposta simile veramente, oserei dire, ridicola, perché vi sono fondi che vengono utilizzati, spese che il comune fa, e sentire che il sindaco non è a corrente di quanto accade francamente mi lascia basita. La mia interpellanza
non è campata in aria rispetto a delle nostre, delle mie lucubrazioni, ma fa riferimento a dei documenti di professionisti regolarmente protocollati. Sindaco, se deve parlare, deve parlare al microfono. Grazie. Allora, di queste attività giudiziarie in corso, sindaco, io ne sono ben a conoscenza, perché guarda caso io sono una destinataria di queste querele che l'assessore Chindamo ha fatto per aver in altre occasioni reso noto a tutti quanto in questa occasione viene reso noto al resto della popolazione di San Giovanni. Consigliera Palladino, mi scusi se la interrompo, però per quanto attiene alla situazione giuridica, se mi permette, giudiziaria, chiedo scusa, se mi permette, non è questa l'aula adatta per poterne parlare. Se mi lascia concludere il pensiero. Sì, però siccome già è entrata nel discorso, la prego di evitare, e che, ripeto, questa non è un'aula, diciamo, giudiziaria. Va bene? Allora, riformulo. Grazie. Il pensiero. Visto che sono perfettamente al corrente che c'è in corso un'azione giudiziaria, in quanto io stessa sono stata fatta oggetto di una querela in merito a ciò, so bene che cosa c'è in corso, per cui rimango ancora una volta, anche per questo, meravigliata che si tiri in ballo una cosa del genere per non dare una risposta. Io non ho chiesto nomi e cognomi. Non ho chiesto di violare la privacy di qualcuno, ho chiesto semplicemente di sapere alcune notizie che possono essere di dominio pubblico, fatta una richiesta di atti, e quindi possono essere rese ufficiali. Ora, se mi si dice in base a quale articolo di legge queste notizie non possono essere divulgate, ne sarei veramente contenta, perché a me sembra che ci sia un'azione intimidatoria nei confronti di chi osa o ha osato esprimere un parere negativo rispetto ad alcune azioni dell'assessore. Quindi io sono veramente basita, ecco, voi sapete che non ho l'abitudine di usare aggettivi offensivi, e sono stupita, basita, sconcertata che non mi si dia una risposta, ma io mi informerò, visto che nessuno mi dà chiarimenti in merito, se ciò è giusto, andrò dal prefetto e chiederò se questo, cioè non avere alcuna risposta a un'interpellanza con queste motivazioni che apprenderò da quando mi viene dato per iscritto, è possibile che questa cosa sia fatta. Quindi andrò avanti con i miei parlamentari che sono al corrente di tutto e chiederò spiegazioni. Grazie. Sì, consigliera Palladino, però le volevo solo ricordare che quello che lei scrive effettivamente è frutto di una dichiarazione fatta dal tecnico professionista. Pertanto, quando il sindaco, adesso non è che voglio andare in difesa, però quando il sindaco dice io non sono a conoscenza, come non è a conoscenza il sindaco, non è a conoscenza nessun consigliere comunale, perché se agli atti vengono depositate, ci sono agli atti notizie certe in base a quello che lei scrive nell'interpellanza, allora a quel punto è giusto che uno debba rispondere. Però se un ingegnere o un professionista fa e dichiara alcune cose, non è detto che quelle cose che lui ha dichiarato possano essere vere, ma nello stesso tempo anche l'ente, giustamente, non avendo nulla di protocollato qui in atti, effettivamente non siamo in grado, anche perché se diremmo un qualcosa di sbagliato potremmo effettivamente essere anche, come dire, denunciati noi per aver detto cose non vere. Tutto qua. Bene, il Consiglio Comunale di Question Time finisce qui. Una buona serata a tutti.